Ed eccoci prontissimi per ripartire appunto a Tada in questa puntata del lunedì dedicata alla moda, alla bellezza, ma abbiamo capito anche all'artigianalità. E a proposito di artigianalità, chi di voi non ha una borsa come per esempio Mary Poppins? Quindi una borsa che all'interno ha tutto, rossetto, magari il piegaciglie, oppure il blush, o accendini, cremine, eccetera. Insomma, io penso un po' all'interno della borsa di noi donne abbiamo proprio tutto, e loro qua in studio possono appunto confermarlo, perché vedo che appunto stanno annuendo. Questo perché? Perché oggi con il nostro servizio Toscana Tumi Garbi andremo a capire anche come è nata la borsa, perché nasce proprio qua, dalla Toscana. Vediamolo insieme. È buffo, lo porto sempre con me. Deve essere da qualche parte. Cosa? Il mio metro. Che ci vuoi fare? Voglio vedere che misure avete. C'è la cosa più buffa del mondo, lo so che è qui da qualche parte. Ah, eccolo. Bene, venite qui. Portafoglio, chiavi, cellulare, fazzoletti, trucchi e tanto altro ancora. In una borsa c'è tutta la vita di una donna. Anche se oggi sembra normale vedere ragazze e signore passeggiare con la propria borsetta, è curioso sapere che non è sempre stato così. La borsa è un accessorio con origini antiche, ma quando è nata veniva utilizzata per lo più dall'uomo, per questioni pratiche e non per scelte di stile, semplicemente per portare con sé piccoli oggetti. Poi dalla fine del Cinquecento, in Italia, in particolar modo nel Granducato di Toscana, artigiani esperti iniziarono a lavorare i pellami di capra, vitello e camoscio per produrre le prime borse con finiture più eleganti di frange, ricami, fiocchi e dettagli in velluto, pensate per la donna. Molto in voga erano delle piccole sacchettine appese sotto la gonna che permettevano di trasportare e custodire oggetti preziosi o di valore senza dare troppo nell'occhio, sfuggendo così ai borseggiatori. Questo tipo di borsetta, chiamata aumônière, rimase popolare sia per la donna che per l'uomo, che abitualmente la legava attorno alla cintura fino al XIX secolo, quando poi si diffuse la reticule, una piccola borsa decorativa da polso che caratterizzerà la moda femminile del periodo a cavallo tra 700 e 800. Queste borsette erano delle antenate delle tasche ancora inesistenti nel vestiario del tempo, fungendo quindi da contenitori per riporre denaro, fazzoletti, piccoli utensili o oggetti personali e libretti di preghiere. Cari tadaisti, noi ci sentiamo domani con un'altra curiosità di Toscana, Tumi Garbi. Quindi insomma molto curioso che proprio la nascita delle borse deriva dal Medioevo proprio qua nella nostra Toscana. Quindi fortunatamente siamo noi gli inventori anche delle borsette che ormai tutti hanno. Non solo donne ma anche gli uomini, loro appunto utilizzate più per il lavoro, però sempre borse sono. Riemma, tu hai mai creato borse? No, le borse no, però la borsa comunque va a completare il look. Va a valorizzare, è molto importante. È molto importante, anche proprio in un bel tailleur, una borsa di classe. Stavo vedendo proprio il tailleur di Paola adesso, mi sono lasciata un po' ispirare. Oppure in un abito elegante, una borsa, una pochette più piccola, che esatto, quindi può essere definita da sera. Quindi ecco, tu non crei borse, ma abiti, abbiamo capito, sì, sì, per donne, ma anche per bambine, giusto? Sì, per donne, per bambine, occasione speciale, cerimonia, battesimo, comunione, abito da sera. Quindi crei sia le tue capsule, come per esempio abbiamo visto, esatto, prima, e a breve curioseremo su altre capsule, ma anche proprio su committenza. Quindi una ragazza può proprio chiederti: io ho bisogno del mio abito per una cerimonia, per un diciottesimo. Esatto. E tu ti metti comunque a disegnare l'abito. Esatto. In questo caso parliamo con la cliente, decidiamo cosa vogliamo fare, butto giù un bozzetto, scegliamo il tessuto, poi io proseguo con la produzione dell'abito facendo il cartamodello, poi lo piazzo sulla stoffa, facciamo una prima prova, seconda, raramente terza, e poi voilà, abito è pronto, fatto. Magia!
Invece della borsa di Mary Poppins, vidi di Body di Boo e fai come ecco. Proprio la fatina di Cenerentola che vai a creare l'abito. Ma a proposito di fatine, io qui vedo due fatine, perché un po' appunto le tue ispirazioni hanno in questo caso, in questa capsule che abbiamo visto oggi, come colore quello del blu e delle nuance anche proprio del celeste. Sì, questi due abiti che vedi non sono abiti commerciali, diciamo, sono abiti più concettuali, perché comunque non sono da tutti i giorni. Sono abiti pensati per evento particolare, per un'occasione speciale. Primo abito fatto sopra è fatto dalla retina trasparente, con applicazione del tessuto pizzo ritagliato a mano, applicato sempre a mano, da effetto degradé, perché noi comunque cominciamo con i colori tenui per finire con un nero intenso. E anche questo abito ricorda un po' il mare. Esatto. Soprattutto il sottomarino, devo dire. Bravissima. Vero? Bravissima. Almeno a me ha dato questa idea. Bravissima. E come li hai realizzati tutti questi pizzi, questi appunto... Questa è una lavorazione molto delicata e ci vuole tanta pazienza, però per fortuna il mio lavoro mi piace, perciò la pazienza ne ho. Si prende il pizzo, anzi meglio due o tre tipi di pizzo diverso, si taglia a pezzettini e poi si applica a piacere, ovviamente deve essere un modo armonioso. E poi la gonna in tulle anche, doppio tulle, sia quello corto che quello invece lungo. Sottogonna in raso nero, invece sopra sì, in tulle trasparente, molto leggero, che fa un bel movimento. Mentre il secondo abito, qua abbiamo visto sulla nostra Miriam, vediamo anche quello appunto di Sara. Allora, il secondo abito è l'abito lungo con le cope con cuciture molto particolari perché valorizzate dai Swarovski cristalli che, come vedi, danno tanta brillantezza. Tutti proprio cuciti minuziosamente, sì, a mano. Cuciti questi. A mano con tanta pazienza, precisione e... ti ripeto, meno male che adoro il mio lavoro. E poi parte sotto con il tessuto vedo non vedo, sempre con applicazioni di pizzo ritagliato e cucito a mano, per finire con questo volant un po' stravagante. Stravagante anche con l'aggiunta proprio di questi fiori alla fine. Sì, i fiori... Come sono stati realizzati? Allora, i fiori sono stati ritagliati dal pizzo e poi applicati a mano in modo armonioso e piacevole. Quindi, insomma, l'utilizzo anche di più tessuti, di più colori, anche di strati appunto di tulle differenti che ti portano poi alla realizzazione di un capolavoro, perché questo direi non è un abito ma è un po' un'opera d'arte, un capolavoro appunto creato eventualmente per delle sfilate anche. Esatto, per le sfilate appunto non commerciali, concettuali, dove possiamo vedere abiti un po' stravaganti, fuori delle tendenze, qualcosa di strano, però comunque prezioso e bello. E soprattutto unico, perché tutti i tuoi pezzi sono unici, visto che proprio li vai a realizzare a mano alla fine. Esatto. Cucito esatto. Uno per uno, quindi non può mai venire un abito identico. No, purtroppo no. Sì, sulla richiesta della cliente posso realizzare un abito, ma sarà sempre simile. Identico non ci sarà mai, anche perché sono appunto abiti esclusivi che... a ripetere è molto difficile. Certo, immagino. Quindi a livello di moda, che tipo di moda crei? Che tipo di genere vai a creare? Quindi in qualche modo come ti identifichi? Allora, a parte di ovviamente collezione basilare, come possono essere giacche, pantaloni, le gonne su richiesta, a me piace più di tutto creare questi abiti diciamo così tra virgolette di alta moda, perché lavorazioni e cuciture che ci sono proprio rispecchiano alta moda, qualcosa che ti rimane in mente, qualcosa che vedi e non dimentichi più.
E la tua professionalità non si ferma qua, quindi non si ferma a essere solamente una stilista, ma a breve diventerai anche un insegnante. In che modo quindi? Esatto. Visto che da qualche anno faccio mini lezioni di fashion disegno, sartoria, soprattutto per bambini, ho deciso di intraprendere questo percorso prendendo abilitazione in fashion disegno, la modellistica sartoriale e sartoria. E quindi poi andrai ad insegnare ai futuri stilisti. Esatto, mi piacerebbe. Quindi insomma la tua formazione è ampia, quindi a 360 gradi proprio poi andrai a insegnare. Esatto, esatto, perché per un stilista è importante comunque non solo saper disegnare, buttare giù il bozzetto, ma conoscere anche la modellistica, la sartoria, fare la scheda tecnica, e per farla uno deve sapere dove si creano varie aperture, che modello è, che manica è, insomma, la storia del costume. Perciò la preparazione deve essere ampia. E anche magari abbinare quel determinato modello alla forma di fisico perfetta, esatto, per valorizzare. Alla fine, esatto, è l'occhio un po' critico che deve avere uno stilista. Esatto. Quello però viene un po' anche innato, penso. Sì, poi comunque se uno intraprende la strada per fashion disegno, c'è proprio la materia che ti insegna a tutti questi trucchi. Trucchetti del mestiere. Esatto. Quindi cosa andresti a consigliare magari a una giovane stilista o a un giovane stilista appunto che si piano piano si vuole avvicinare a questo mondo? Allora, innanzitutto avere tanta pazienza, perché non arriva tutto e subito. Avere tanta tenacia e avere una giusta curiosità, perché la curiosità è quella che ti porta a scoprire tante cose, tante conoscenze, tanti mestieri. Quindi, come se si torna lì all'aspetto della motivazione, come ci parlava prima appunto il pellettiere, ma anche orienteering, Paola, tutto alla fine sta nel volerlo, nel voler raggiungere un determinato obiettivo, perché quando c'è passione e forza di volontà, poi l'obiettivo piano piano arriva. Abbiamo una domanda da casa dai nostri telespettatori. I suoi capi per quali età sono rivolti e dove possono essere trovati? Grazie, Luisa da Montevarchi. Allora, quindi sono capi, se sono su richiesta, si può fare qualsiasi capo, perché si prende le misure, si crea bozzetto e si sceglie tessuto, perciò età qui non gioca un ruolo importante. Quindi in base alle misure possono essere rivolte a tutti, eventualmente anche a uomini, quindi, o gli uomini proprio no? No, mi dispiace, ma il settore uomo è un settore molto particolare e va studiato a parte. Quindi insomma, solo donne, abbiamo capito, e bambini di qualsiasi età, ma solamente genere possiamo dire femminile. E dove possiamo trovarli? Hai un sito internet eventualmente? Allora, vi invito di visitare la mia pagina Facebook ed Instagram, Rima Fashion Designer. E da lì poi possiamo eventualmente curiosare su tutte le cose che fai, ma anche appunto contattarti per commissionarti un futuro abito, che può essere anche un abito da matrimonio eventualmente. Anche, certo. Perché crei anche proprio su commissione, sì, abiti da matrimonio. Sì, mi è capitato di creare alcuni abiti da matrimonio e ti dico, un'esperienza unica, perché creare un abito da matrimonio è sempre una cosa importante, ti fa sentire importante e crea emozioni diverse. E questo è fondamentale poi, quello che appunto la stilista deve trasmettere anche con il suo lavoro, più o meno come tempistica di realizzazione, per capire un po' i tempi anche per quanto riguarda l'abito da sposa. Allora, come sai, per fare abito da sposa dipende dall'abito innanzitutto, però per fortuna le spose arrivano tanti mesi prima dell'evento, perciò abbiamo tutto il tempo necessario. Quindi magari un annetto prima? Sei mesi prima? Anche di meno, anche di meno. Anche tre allora, volendo. Sei, riesce? Sei, quattro, dipende dall'abito, dipende da complessità, dipende dai tessuti, dall'idea. E soprattutto da quanto è complesso e se abbiamo le idee chiare oppure no, perché a volte arriviamo, ma non lo so,
voglio un abito, come? Non lo so. A quel punto sta proprio nella stilista il fatto di consigliare ancora meglio, come sta anche nel pellettiere appunto darci degli spunti per quanto riguarda la realizzazione di una copertina, abbiamo capito, sia per la laurea che per regali o per altro. Prima abbiamo visto la lavorazione in carta, adesso voglio andare a vedere come lavora appunto la pelle, sempre per creare appunto i diari. Eccomi qua che sono tornata nella bottega del pellettiere, possiamo dire. Allora, prima abbiamo visto l'agendina, che eccola qua, facciamola vedere, quindi l'agenda è pronta, può essere carina, questa è del 2025, sì. Quindi è pronta veramente per l'uso, anche proprio per un diario scolastico può essere, esatto. Proprio per i ragazzi a scuola oppure per l'ufficio, anche molto chic devo dire. Adesso passiamo con la lavorazione in pelle. Sì, qui ho realizzato una copertina in pelle. Diciamo, questo è un modello che faccio sotto, diciamo, la pelle, tra il cartone e la pelle ci ho applicato un giglio in rilievo. E ora andiamo a farlo valorizzare proprio appunto con questo macchinario. Raccontaci un po' come appunto utilizzi questi attrezzi. Allora, questo è un semplice fornellino per scaldare, ecco. Devono essere portati a elevata temperatura, sono in ottone e quindi quando vai a utilizzarli sulla pelle cambia l'effetto. La pelle è già stata trattata precedentemente, perché non è la pelle naturale, questo è un Bordeaux, mi arriva molto più chiaro e io già la tratto e la faccio diventare con questo effetto, diciamo, anticato. Ecco, la pelle come ti arriva in generale? La pelle sono pelli di varia metratura, diciamo una pelle standard è sul metro quadro, 100%. Okay. Poi logicamente ogni pelle ha il suo spessore, dipende dal tipo di pelle, anche lì c'è una ricerca che non va oltre alla lavorazione, devi anche andare a ricercarlo, i tempi lavorativi comprendono anche quello, non solo l'orario in cui lavori, ma l'orario anche tutto l'aspetto della in cui ricerca, vai a cercare, che non è semplice, che immagino. Non è semplice. Procediamo. A questo semplicemente per farlo un po' risaltare, gli diamo una lucidata così. Direttamente quindi sul giglio. Sì, solo sul giglio, perché altrimenti dopo no. Si scioperebbe un po' il lavoro, alla fine vogliamo dare sì, dobbiamo far risaltare il nostro giglio. Il nostro simbolo, unico nel mondo direi. E se vuoi ti racconto anche degli aneddoti. Vai, raccontaci qualcosa. Lavorando con il 99% di stranieri, l'80% mi chiede che cos'è il giglio. Quindi per noi è una cosa fantastica, per loro non proprio. Quindi non diciamo non si sono documentati abbastanza per qui quanto abbiamo, riguarda questo. Diciamo che ha già cambiato un po' di aspetto. Lo abbiamo impreziosito. Poi andiamo a fare altre rifiniture magari un po' più particolari per arricchirlo un po'. Quindi. Queste sono tutte, diciamo, attrezzi, se vogliamo chiamarli così, molto vecchi. Cioè hanno anche 50-60 anni, perché... Ora utilizzava anche tuo padre, quindi. Sì, ora per fare un attrezzo così è anche molto costoso, perché si usa materiali d'ottone che devono proprio reggere e mantenere il calore. Certo. E qui nulla, semplicemente andiamo a fare quello che vogliamo. Ora io gli faccio una decorazione così. Un po' come il timbrino, solo in questo caso si utilizza il calore appunto dell'ottone per marchiare, possiamo dire, proprio la pelle. E poi questo rimarrà indelebile così. A vita proprio, perché sì, comunque questo rimarrà viene proprio così. Inciso nella storia di questo pellame. Di solito lo faccio così, insomma, un po' intorno così, non troppo perché poi è troppo... Quindi nel tuo laboratorio lavori tutto a mano? Tutto a mano, sì, esattamente. Ho l'aiuto di... fornellino, certo, incollatrice. La lavorazione è proprio dalle tue mani. Ho dei bilancieri per stampare a caldo, per rimprimere. Però sono tutte cose che poi una manualità ci vuole. Ora certo. Abbiamo fatto il rigo.
quindi non l'utilizzo comunque di strumentazioni che fanno no, tutto infatti, da sé. Per ricollegarsi alla domanda precedente che mi hanno fatto, del fatto che si trovano anche a poco prezzo magari al supermercato, questa è una cosa che non fa nessuno al supermercato, e anzi ce ne sono veramente rimasti pochi che fanno una cosa del genere. Possiamo dire che li vediamo pochissimi, ecco, dei diari anche o delle agende infatti, così belle e così pregiate anche. Il bello della mia attività è che quando entrano nel negozio vedano intanto me, che gli spiego come si fanno le cose, e il laboratorio dietro. Quindi il laboratorio eventualmente lo possiamo anche visitare. Sì, certamente, anzi lo faccio vedere io, perché è quel più che ti porta anche quella marcia in più. Questo è semplicemente un genuine leather made in Italy. Eccolo qua. Che dà la garanzia proprio di fatto in Italia. Di fatto in Italia. In particolar modo in questo caso fatto a Tada, possiamo dire. Esatto. Poi ci aggiungiamo un paio di gigliettini che non guasta mai. Quelli per impreziosire sono sempre belli. Qui sulla costola. Ecco, eventualmente questi simboli poi possiamo personalizzarli. I simboli no, perché comunque ti costerebbe veramente tanto ancora di farne uno però per fare tutto. A livello però proprio di lavorazione, mi di disegni. Succede che magari qualcuno vuol fare una cosa pubblicitaria e mi dice mi fai 100 agende così con il mio simbolo, non è un problema farlo. E poi possiamo anche personalizzarli esatto. In questo caso. Questa è veramente una cosa che ormai non fa più nessuno. Quindi ci possiamo mettere proprio anche il nome. Sì, così è proprio nostro per sempre, possiamo dire. Oppure vostro, appunto, a livello dei regali. No, mi ha fatto proprio le iniziali. Questo è bellissimo. Eccolo qua, LC. E questo allora me lo porto come certo. Agenda del 2025. Non so se riusciamo a vederlo dalle telecamere. Eccolo qua. Guardiamo un po'. Eccolo, forse sì, qualcosa intravediamo. Un LC piccolino. Quindi insomma, questo è anche... Questa è proprio la forza che ti fa vendere anche un diario. Che ti fa vendere un diario, esatto. Il fatto che glielo personalizzi. E poi semplicemente questa è una copertina fatta, studiata apposta, perché ha le tasche. Ah. Qui, ha una controcopertina dentro. Andiamo a inserire l'agenda del 2025 sempre. Bellino questo. Quindi insomma la copertina rimane, possiamo dire, per sempre. Sì. E l'agenda ha un po' usa e getta a seconda appunto. Sì, poi andrai ogni anno a modificare a cambiare solo l'interno. Ed ecco qua, in pochi passaggi e in tanta manualità, ecco l'agenda personalizzata di Tada. Si è fatto anche la esatto. Rima insomma. Allora, abbiamo anche una domanda dai nostri telespettatori. Questa la appoggiamo qua, almeno possono vederla. Allora, vorrei tanto imparare il mestiere dell'artigiano presente in studio. Esiste una bottega dove andare? C'è la disponibilità a insegnare? Grazie Luigi D'Assigna. Se vuole imparare può venire anche da me. Come stagista lo prenderesti? Sì, sì. Quindi insomma, cosa vogliamo di più? Sì, sì, ormai purtroppo sono mestieri che non si insegnano più. O hai una tradizione e la porti avanti con passione, perché è veramente pura passione. Non si parla di firme o cose, no. Si parla di passione nella ricerca anche dei prodotti che cambiano, perché anche il costo delle materie prime si è alzato tantissimo, la carta stessa o la pelle. Quindi è veramente passione e la voglia di portare avanti questo. Ora non so se i miei figli vorranno farlo. Lo speriamo, almeno dalla seconda arriverà alla terza generazione e poi comunque, anzi, non devono sparire queste botteghe artigianali, devono comunque andare avanti per portare poi nella storia questi prodotti che sono veramente prodotti antichi ma sempre moderni e sempre belli anche. Tu sei a Firenze, giusto? Io in centro, Firenze, quindi? Sì, certo. Quindi ti possiamo venire a visitare, ripetiamo anche come ti chiami. Michael Burroni. Se posso do il profilo Instagram. Sì, possiamo dirlo. Allora, arti.gianatofiorentino, tutto attaccato, un gioco di parole, Giannato Fiorentino. È già nato,
l'artigianato a Firenze, come appunto queste bellissime agende grazie a te. Insomma, grazie mille allora per averci fatto scoprire, guarda, mettiamole qua, almeno anche la nostra regia riesce a dargli la giusta importanza con le riprese. Come abbiamo detto prima stavamo parlando proprio del mondo anche dei matrimoni insieme alla nostra stilista, proprio perché Firenze, ma in generale la nostra Toscana, è sempre più ambita come meta di celebrazione dei matrimoni e questo porta un grande indotto anche alla nostra Toscana. Scopriamone di più con questo servizio. Firenze e la Toscana continuano ad essere sempre più mete ambite per eventi e matrimoni. Arrivano da tutto il mondo per organizzare appuntamenti indimenticabili nel nostro territorio. Questo settore crea un forte indotto per tutta la Toscana. Le aziende di imprese importanti che scelgono Firenze per creare luoghi di rappresentanza e di momenti eccezionali per promuovere il loro brand. Credo che l'imprenditoria deve essere grata a momenti come questi perché si mette in luce la grande diffusione di benessere da un punto di vista economico e di lavoro che arriva sul nostro territorio proprio grazie a questi eventi. WIM ha organizzato 2 giorni di appuntamenti alla Camera di Commercio di Firenze per mettere a confronto tutti gli attori protagonisti di questo settore. WIM è uno dei più importanti B2B di settore che vengono organizzati in Italia, vede quest'anno la partecipazione di oltre 280 attori di settore provenienti dall'Italia e anche dall'estero. E ci troverà dal 20 al 22 di novembre qua presso la Camera di Commercio e presso anche molte altre spettacolari location del territorio attraverso l'aiuto di un numero considerevole di partner e di sponsor e porterà tutti questi attori nel discutere come sviluppare strategie, come analizzare quanto fatto in passato e come rifondare il settore per il futuro. Nel settore del lusso è principalmente dall'estero che arrivano i clienti. Abbiamo spinto moltissimo sui buyer internazionali perché crediamo che l'incoming del turismo in Italia a Firenze sia fondamentale, soprattutto nel settore del lusso. Quindi insomma matrimoni abbiamo capito sempre più frequenti e sempre più costosi, che quindi aumentano anche un po', fanno girare un po' la nostra economia, che possiamo dire è sempre utile. Paola, però il matrimonio può essere anche una motivazione per rimettersi in forma. Tantissimo. Anche perché l'abito molto spesso insomma è bellino, certo, anche più attillatino, e quindi perdere qualche chilo può essere appunto un momento giusto. Infatti sia la sposa che la mamma della sposa o dello sposo hanno veramente una motivazione forte per ritrovare una forma fisica e diminuire magari di una taglia in breve tempo. Ecco, questa motivazione è proprio che ti fa raggiungere l'obiettivo senza esitazioni, no? Perché hai questa forte voglia di presentarti in pubblico o comunque in un giorno così speciale, e questo ci fa capire quanto è importante avere l'obiettivo chiaro, cioè quando sai che il matrimonio è in quella data, sai anche che entro quel periodo tu farai delle cose, quindi le azioni che svolgerai con metodo. Perché come dicevamo prima, Lucrezia, il metodo non è altro che qualcosa di replicabile, cioè il metodo lo puoi somatizzare, quindi fare tuo e poi continuare ad allenarti proprio. Anche per mantenerti poi. Esatto, perché una volta raggiunto l'obiettivo, la cosa più difficile, quello che mi dicono tante persone che si rivolgono a me, che è mantenere il risultato. E il mantenimento è anche, lega il personal trainer, comunque il trainer o nel caso mio la consulente con tanta esperienza, all'allieva in questo caso, che vede in te un punto di riferimento, e questo è molto importante, il professionista come punto di riferimento. Come punto di riferimento, sì, che ti fa imparare poi a far diventare il metodo uno stile di vita. Uno stile di vita. E abbiamo una testimonianza di chi ha fatto veramente diventare questo metodo uno stile di vita. Vediamo un po'. 4-5 mesi fa io mi sono accorta che avevo 10 kg in più sulla mia persona, e questo fatto di avere tutti questi chili in più mi portava tanto dolore, dolori dappertutto, dolori che da 1 a 10 erano 8. Allora io mi sono rivolta a Paola
a Paola, perché sapevo che lei aveva questo metodo, sia sull'alimentazione che sul movimento, e ho fatto questo per 3 o 4 mesi, ho seguito questo metodo e devo dire che ho perso 5 kg e i dolori da 8 sono passati a 4. Io penso che questo metodo sia molto valido e lo continuerò, perché è una cosa che ho trovato molto soddisfacente e devo dire che sì, mi ha funzionato. Insomma, un'ottima testimonianza che punta anche proprio al raggiungimento dell'obiettivo in poco tempo in questo caso. Perché il dolore che accompagna tante persone da una certa età in poi non ti fa avere più una vita felice. Il dolore che accompagna non sono dolori da poco, perché addirittura, per esempio in questo caso, era una donna in età più avanzata, va bene? Addirittura ci sono persone che mi dicono: Paola, io non esco più di casa. Allora, piano piano, non è vero che non si può ricominciare a stare bene, si può ricominciare a qualsiasi età, e l'età biologica appunto la possiamo rallentare iniziando subito. È vero. Ed è importante, lo ripeto, avere una persona di riferimento che ti fa non solo l'allenamento ma anche capire certi concetti. Motivare, ecco, iniziamo un po' a parlare anche dei cardini proprio dello stile di vita sano, sì, e attivo. Lo stile di vita dipende da anche assumere la consapevolezza che ci sono degli elementi che noi dobbiamo utilizzare, e questi ci vengono proprio dalla natura anche, perché per esempio l'ossigeno, se noi non abbiamo ossigeno in questo momento, se vi dicessi qual è l'elemento che è più indispensabile di tutti, è l'aria, quindi noi senza l'ossigeno. Però bisogna anche saper respirare e utilizzare la respirazione come strumento di mobilizzazione della colonna vertebrale, di allungamento delle nostre catene muscolari, quindi è molto importante l'attività respiratoria, il movimento corretta. E l'attività corretta. Poi idratarsi, va bene? Idratarsi è la base, perché dopo l'ossigeno l'acqua è quella, il nostro corpo è fondamentale, 70% fatto di acqua, quindi se noi non beviamo, quindi anche questa è un'abitudine, è un allenamento. Poi il sonno è una delle cose principali. Le signore che post menopausa spesso non dormono bene la notte. Se tu non dormi bene la notte, di giorno sei irritabile, non hai energia, e questo attraverso la respirazione, attraverso il movimento si può raggiungere uno stato. E poi anche il sonno è uno dei fattori proprio che va a sballare il nostro equilibrio biologico e quindi fa aumentare un po' il peso. Esattamente. Molto spesso alcuni dicono: io faccio tutto correttamente, seguo una dieta, mi alleno, eppure aumento. È vero. E quindi andiamo a chiedere: dormi la notte? No. Vado a letto tardissimo, magari alle 4 di notte, dormo 2 ore. E questo appunto fa aumentare peso anche. Esatto. E questi elementi combinati insieme, e questa pozione magica, diciamo così, chi è che la deve fare? Non la deve fare il fai da te nel benessere, nel fitness, nel wellness, non funziona. Quindi deve avere una persona di riferimento, in questo caso posso dire Paola Perfetti, con il mio metodo, perché anche stare all'aria aperta e il sole, il caldo, il freddo, queste cose vanno comunque mantenute nel tempo. Poi il movimento, va bene, non è soltanto appunto fare la passeggiata, perché spesso le persone che magari parlano con me dicono: ah Paola, tu sì, lo conosco il tuo metodo, ma io cammino. Ma come dice la nostra massofisioterapista del team Antonella, che è stata anche qui con noi e ha parlato di come veramente camminare, bisogna saper camminare, quindi se tu cammini con la postura sbagliata, cammini non articolando il piede, eccetera, non so quanto ti faccia bene la camminata a livello di equilibrio e fisico. Qua magari si ritorna anche alla differenza tra movimento e allenamento. Esatto. Che magari alcuni dicono: ma io faccio un lavoro che sono sempre
indaffarato, sposto le cose, mi muovo, non è che sto a sedere. Quindi per loro magari quello è già fare attività fisica, invece no. È qua che anche una grande consapevolezza del metodo perfetto fa capire proprio. Esatto. Una cosa che è principale, molto fondamentale per la donna che supera i 50 anni è la massa muscolare. Quindi come si mantiene la massa muscolare se tu non sai muovere il tuo corpo? Non è che puoi guardare un programma così a caso e ti metti a fare pesi o c'è squat, eccetera. Esatto, prima bisogna che tu sappia muovere bene il tuo corpo, dopodiché con un allenamento specifico si comincia a allenare anche la forza, la resistenza, la flessibilità. Prima sentivo parlare di flessibilità e quando vedi le persone che corrono a Firenze sul Lungarno, io abito lì vicino, a me chiaramente mi prende male, come si dice a Firenze, perché vedi che mettono male il piede, che stanno con la postura sbagliata. Quindi quanto è importante invece saper correre, per esempio, o camminare. Camminare a un certo ritmo vuol dire allenarsi. E poi, come diciamo abbiamo visto in questi qua, c'è come ultimo la motivazione, che è proprio quella che apre, che e, apre e chiude il cerchio. Quindi ecco, diciamo che la donna, io sono una donna over 70, va bene, una donna però li porti, no, bene, grazie. Benissimo, devo grazie, dire. Grazie, forse grazie al metodo perfetti. Grazie al metodo che hai rallentato l'orologio biologico, ci sei riuscita. Sicuramente una cosa la devo dire, la ruga viene e quella ce la teniamo, fortunatamente, come diceva Anna Magnani, però la postura è di gran lunga il perno, diciamo, della bellezza anche dopo 70 anni. È un po' il biglietto da visita, quella comunque rimane. Sì. Imparare la vera e la buona postura fin da piccoli poi rimane anche nel tempo. Sì. Abbiamo una domanda dai nostri telespettatori. Il metodo della signora Perfetti aiuta anche a contrastare l'insonnia insorta dalla menopausa? Grazie Silvana da Prato. Sì, esattamente. Quello che si diceva prima, l'insonnia è uno dei disturbi della donna 50-60 anni. Cosa succede? Che non dormendo, come dicevi tu Lucrezia, il cortisolo nell'organismo si sprigiona e poi durante il giorno sei stanca, la notte non dormi e poi tendi a mangiare. Quindi cosa è importante? Che un professionista, in questo caso io, ma anche altri professionisti, prendano per mano la persona e inizialmente la introducano in un percorso dove gli fanno capire come alimentarsi, come respirare e come muoversi. L'accompagni passo dopo passo per un periodo anche non lunghissimo, la persona assume quello stile di vita, sente subito il beneficio, perché quando tu inizi, ma lo sai che stanotte ho dormito? Oppure hai un dolore fisso qua dietro, come una delle persone che sto seguendo adesso, che aveva come un dito pigiato in mezzo alle costole. E una bella mattina ci siamo collegate online e mi ha detto: Paola, non ho nemmeno, ho paura a dirlo, io non lo sento più questo dito. Oppure anche i classici dolori della cervicale. Esatto, i dolori che questa testimonial diceva, effettivamente lei è una che ama viaggiare, lei doveva stare a casa. E adesso da 1 a 8 sono diventati 4. 5 kg meno, perché il peso logicamente condiziona anche la postura, quindi condizionando la postura logicamente stai tutto più la forza di gravità, la forza di gravità ci schiaccia verso il basso, per cui dopo una certa età il movimento da fare e l'allenamento da fare è di contrastare la forza di gravità. È vero. E abbinare insieme alla respirazione, alla ginnastica posturale, un allenamento specifico e un'alimentazione adeguata. Tutto questo seguiti da dei professionisti, logicamente in breve tempo senti dei benefici tali per cui non lo molli più, come ha detto lei. Possiamo entrare in contatto quindi con Paola Perfetti, quindi con Metodo Perfetti? Sì, è molto semplice, perché tramite Instagram e pagina Facebook Metodo Perfetti Team trovate un link. Se andate proprio sul mio profilo Instagram c'è un link, voi cliccate su quel link, si apre un form, vi registrate e attraverso questa registrazione entrate in contatto specifico con me
e potete entrare anche a far parte di un gruppo di signore over 50 e gratuitamente avere comunque consigli, esercizi, lezioni. Delle rubriche, delle pillole, delle rubriche, in generale, esatto. L'aspetto solidale di motivazione. Sì, quindi anche rimettersi in forma, possiamo dire, insieme, come anche fanno appunto Firenze Orienteering, appunto nelle loro escursioni, possiamo dire. Sì. Non solo per famiglie, ma fate anche dei progetti proprio per le scuole. Esatto. Allora, la nostra società è stata fondata 20 anni fa dal presidente, dall'attuale presidente Pierluigi Cantini, e opera sia a livello agonistico, sia a livello promozionale che a livello didattico nelle scuole. Facciamo interventi dalla quarta elementare in su alle scuole medie e alle superiori, facendogli dei programmi di avviamento all'orienteering. E poi, se i ragazzi sono interessati, possono continuare e ovviamente passare dalla didattica all'agonismo. Quello è sempre un po' lo scopo. Però lo scopo alla fine è divertirsi e stare in salute. Ecco, e tu, Agata, come sei entrata in contatto con Firenze Orienteering? Io faccio orienteering da 2 anni in modo professionale, però, cioè, faccio in modo un po' più informale fin da quando sono piccola, perché ho i genitori che fanno orienteering e quindi anche quando ero piccola, a Pasqua, mia mamma mi nascondeva delle uova in casa e... Ah, facevate per tipo le cacce al tesoro in casa? Sì. Ma chi è la mamma? La mamma è Tessa, eccola qua. Notavo una certa somiglianza, ora lo possiamo dire. Mamma, esatto. E figlia. Quindi... Sono la mamma e allenatrice. Mamma e allenatrice. Quindi, insomma, ecco perché anche la campionessa, perché l'hai proprio istruita bene fin da quando era piccola. Esatto, anche quando era piccola si faceva le cacce al tesoro in casa con la piantina della casa, perché alla fine un bambino, se impara a ragionare su che cos'è la visione aerea della realtà, è sempre un cervello più malleabile, più adatto a imparare. E quindi perché non cominciare da piccoli? Ma che poi Firenze Orienteering eventualmente può organizzare anche proprio, per esempio, dei compleanni o degli eventi anche a tema, perché alla fine sono delle cacce al tesoro, possiamo definirle, in termini più popolari, diciamo. Esatto, alla fine fatte per i bambini piccoli, a livello iniziale noi le proponiamo proprio come caccia al tesoro. Quindi facciamo attività di compleanno per chi ha queste esigenze, se no facciamo team building per adulti. Organizziamo anche gare agonistiche o promozionali all'interno della nostra città, Firenze. La prossima che organizziamo sarà il 15 di dicembre a Firenze, in Piazza Santa Croce. Quello sarà il punto di ritrovo e di partenza, ma poi andremo a giro per tutta la città. Ad ogni concorrente daremo una mappa, daremo le spiegazioni per chi ne ha bisogno e poi proveranno l'orienteering andando a giro per la città di Firenze. Quindi lì metterete anche le lanterne? Metteremo le lanterne con tutti i criteri dell'orienteering vero. Con la mappa del centro storico di Firenze. Esatto. Quindi è un'attività curiosa, si può partecipare, basta quindi recarsi nel vostro stand. Sì, sarebbe meglio prima prenotare. Potete andare a vedere su internet all'indirizzo orienteeringfirenze.it oppure su Facebook, prendere contatti e vi daremo tutte le informazioni. E qui l'età è sempre dai bambini agli adulti. Esatto. Quindi famiglie, anche con le famiglie. Famiglie di genitori con bambini possono tranquillamente farlo insieme le prime volte, in modo da essere i genitori stessi che avviano il bambino all'orienteering. E per quanto riguarda l'orienteering nelle montagne, invece, bisogna magari avere delle abilità da escursionista? Cosa consigliate? Allora, per fare l'orienteering in montagna è un po' lo step successivo, bisogna avere qualche esperienza in più, perché comunque è bello orientarsi, è tutto divertente, però bisogna farlo in sicurezza. Quindi un conto è farlo in città dove i rischi sono praticamente nulli. Quando anche perché si comincia... il cellulare nel bosco non c'è, quindi non c'è la localizzazione che ci dice mi sono persa, mettiamo un po'. Come faccio a ritrovarmi? In quel caso il ritrovare il punto è proprio da noi, dalla nostra attenzione, anche dal nostro orientamento appunto sulla carta. Esatto, bisogna ritrovarsi da soli e quindi è uno sport che sia negli adulti ma anche nei bambini stimola anche
la motivazione, come si diceva prima, l'autostima, la voglia di riuscire a trovare la soluzione da solo. Ecco, ma voi date delle basi, fate dei corsi per imparare magari a leggere la cartina o orientarsi con la bussola? Sì, facciamo dei corsi, possono partire da attività didattiche scolastiche oppure inserirsi nel nostro gruppo di giovani che fanno orienteering in base al livello di partenza. Quindi tutto sta nella volontà di iniziare questo percorso e poi nel formarsi almeno nelle basi. Esatto. Abbiamo una domanda da casa, vediamola insieme. Mio figlio ha paura a spostarsi da solo, a rimanere da solo. Questa attività potrebbe aiutarlo? Jonathan da Grosseto. Indicativamente sì. Noi lavoriamo anche con ragazzi con problematiche, soprattutto problematiche psicologiche. Questo sport aiuta all'indipendenza, aiuta l'autostima, soprattutto oggi che i genitori tendono a stare più attaccati ai figli, li mandano fuori per la strada perché hanno il telefono e quindi i genitori si sentono sicuri di mandarli. In realtà il bambino non si sente sicuro se ha il telefono perché non si sente mai solo, si sente sempre tutelato. Invece in questo sport noi si insegna che i rischi devono essere assunti a ogni età. Quindi anche il bambino piccolo può assumersi la sua responsabilità di andare da solo. All'inizio, in base all'età, ovviamente si farà in un giardino, magari in un giardino recintato. Poi si farà in dei parchi più grandi. Via via, a seconda dell'età e dell'esperienza, noi cerchiamo di renderli autonomi e in grado di andare da soli. Quindi è un modo anche proprio per responsabilizzare il bambino e non solo. Sì, sì. Adesso anticipazioni del TG 38 con la nostra Deborah Canocchi. Buonasera, tra poco al TG 38 partiremo dal tema delle aggressioni subite da chi lavora sui mezzi di trasporto della nostra regione, perché ad Arezzo un capotreno è stato colpito da un pugno e poi gli è stato spruzzato addosso dello spray al peperoncino da parte di un passeggero mentre appunto il capotreno effettuava il controllo dei biglietti. L'aggressore è stato identificato, ma adesso i lavoratori tornano a chiedere delle misure più urgenti proprio sul tema della sicurezza. Aggressioni che negli scorsi mesi si erano verificate anche nel distretto Tessile Pratese e anche a Quarrate. Proprio nel distretto Tessile Pratese è arrivata la commissione parlamentare d'inchiesta per fare luce sui casi di sfruttamento e di illegalità nella zona. E poi parleremo anche di economia. C'è l'export della nostra regione che cresce, trainato soprattutto dall'export dell'oro di Arezzo, e ci sono proprio gli orafi aretini che però temono i nuovi dazi che sono stati annunciati dal nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Torneremo ancora sul tema del turismo, un tema centrale soprattutto in questa settimana che Firenze ospita il G7 del turismo. L'ex sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha detto che vuole portare il tema dell'overtourism all'attenzione del Parlamento europeo, ma proprio Nardella è finito anche al centro delle critiche da parte del Movimento Salviamo Firenze per la sua scarsa, secondo il Movimento, gestione del tema negli scorsi anni. Tutto questo e molto altro tra poco al TG38. Quindi per riassumere, in questo lunedì abbiamo veramente capito come iniziare ad amare noi stessi, un po' per prendersi del tempo per scoprire i nostri boschi con iniziative appunto come orienteering, oppure rimettersi in forma anche con il metodo Perfetti, creare l'abito perfetto per le occasioni speciali e anche creare delle agendine personalizzate o magari anche una cartellina in pelle con la scritta Tada proprio marchiata. E ora impareremo come fare gli gnocchi alla barbabietola con il nostro chef Marco Gamannossi. Eccoci qua, Lucrezia, tutto pronto. Tutto pronto e io sono curiosissima e poi sono curiosa anche di assaggiarli perché ho fame. Vero Marco? Abbiamo Perfetto. Tutti fame con questo profumino. Quindi a tra poco in cucina.